Ciao a tutti ragazzi, bentornati sempre sul canale Fede Company. Siamo di nuovo qua su Bloodborne. Abbiamo appena battuto il Rinato, quindi andiamo avanti e andiamo fieri, ragazzi, sempre fieri. Ah, qui cosa ci sarà di bello? Gente col cappuccino, e col cappuccino, insomma, con la gabbia in testa, e qua si esamina una mummia. Teletrasporto, direi. Teletrasporto. Sì, un teletrasporto, quindi chissà dove ci porterà. Chissà dove ci porterà. Comunque, ragazzi, uno dei voi mi ha chiesto, Francesco Buonanno per esattezza, mi ha chiesto cosa, insomma, come ho imparato a registrare, fare video, eccetera, eccetera. Nuova ambientazione, mi sembra l'Aula Magna. Comunque, per tornare al discorso di prima, mi ha chiesto appunto come faccio, di qua di là, come ho saputo imparare, diciamo, questo. E sì, diciamo che ho imparato da solo, senza. Mi sono messo lì con tanta voglia di imparare e di fare cose fighe, cose che mi sono sempre piaciuto fare. Mi sono informato quali strumenti prendere e quale cose usare, insomma, che software usare per il PC, eccetera, eccetera. E boh, è fatto. Senza nessun tipo di problema. Vaffanculo. I danni, ok. Qualcosa mi dice che devo mettermi anche i sedativi. Tanto che ne ho trovati. Mettiamoci anche i sedativi, non si sa mai. Questi qua sono un po' più forti. Secondo me, ecco appunto. Siamo dalla parte di sopra dell'Aula Magna. Eh sì, secondo piano dell'Aula Magna, credo. Qua non c'è nulla. Qua sono dove eravamo prima. Sì, nient'altro. Qua c'è una libreria. Molto bello, molto bello. Questo è molto stronzo, muore. Vai. No, ho sbagliato opzione. Gli studenti. Tirano schifezza. Fa una corsa andare di là perché. Ma cosa c'è? Nulla. Absolutely nothing. Quindi scusate l'inglese. Eccolo qua. La lentezza mi aiuta ad ammazzarli. Vai. Qua ce ne sono addirittura due, ma non sono un problema perché pezzo, ragazzi, pezzo, che ormai non ci servono più pezzi perché gli hanno portato lo spadone al più 9, se non erro. Sì, più 9, quindi ci servirà una pietra. Pietra del sangue, credo. Non vorrei dire una stronzata, poi nel caso sbagliassi potete anche dirmi qual è sbagliato, insomma. Poi vorrei. Qua c'è l'altra aula. Ecco, qua c'è uno e uno. Ma no, non ce ne frega, assolutamente. Ma si potrà scendere, attivare uno shortcut. Secondo me sì. Conoscendo questi tipi di giochi, ecco, mi stavamo perdendo un bello scrigno. Comunione, ragazzi, comunione. Quindi penso che potremo aumentare le nostre fiale grazie a comunione. Non c'è bisogno di leggerlo perché tanto è uguale. Possiamo aumentare la nostra potenza fialitica. Là c'è un bestione infuocato. Non mi sembra che ci voglia fare amicizia con noi. È molto più forte di quelli di Yharnam, di Cathedral Ward. Non muore più. Perché ha la stamina. Dato 4000 pezzo grande, quindi potremmo farmarli. Qua c'è una scala, perfetto. Qua c'è schifezza che esce fuori da qui, quindi non la apro quella, non la voglio aprire per il momento, non la apro. Apriamo questa. Cosa ci sarà di meraviglioso qui? Una nota. Terzi cordoni.
Noi abbiamo un terzo cordone, quindi la presenza della luna senza nome, richiamata da Lawrence e dai suoi compagni sangue smunto. Molto semplice da capire la narrazione di questo gioco. Molto, molto semplice. Non capirò mai nulla. Sì, ma scendiamo qua, va. Non si sa mai che magari c'è una scorciatoia. Penso di sì, però. Ecco qua. Punti intuizione. Ecco qua lo stronzo. Che schifo che fa questo. No, no, non l'hai fatto. Mio signore Amigdala. Come puoi essere ancora in vita? Lo sono. Implora pietà. Aspetta un attimo. Hai un... Certo che penso male di te. Oh, mi fa male sentirlo. Il tuo risentimento contro di me è mal riposto. Ho condiviso con te un grande segreto e hai assistito a un miracolo che ti ha reso più forte. Quanto fa schifo. È tutto chiaro e semplice. Ora te lo devo dire. Tu eri un agnello per il mio Dio. Beh, tu non dovevi saperlo. Non era una cosa che dovevi sapere. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Non importa. Questi dettagli sono inutili. Ormai siamo buoni amici. Ci sei. E questo esprima ciò che le parole non possono. Non dubitare di me, mia brava compagna. Cos'è l'amicizia se non un incontro nato dal caso? No, se mi c'è qualcos'altro. Ah, sa, ti chiedo scusa, ma sono immerso in una riflessione sulla grazia di un certo Dio e sul modo in cui ha manifestato il suo amore. Ma aspetta un attimo. Ah, ti niente, non ci dice più niente, ma la la riflessione. Stai zitto un attimo, tanto t'ammazza te, sei un bastardo. Adesso vi dico perché è un bastardo, intanto vi faccio vedere cosa ci ha dato. Metamorfosi antiuraria, che ci dà energia più 15%, quindi resistenza più 15%, che non è assolutamente una merda. Meno male che c'era lui, però tanto prima apriamo lo shortcut. E siamo al primo piano, ragazzi, fieri. E dopo l'ammazzo, sapete perché dice così come diceva, insomma, perché ce l'avevo con lui? Ce l'ho con lui perché praticamente questo qua è quello che ci ha portato in questa aula magna, facendoci prendere da Amigdala e facendoci praticamente mandandoci alla morte praticamente. E quindi adesso io l'ammazzo perché è un bastardo. Adesso non sei stata molto caricatevole, cara amica. Sì. E invece tu sei stato molto caricatevole, vero? E alla fine che meritavi, brutto bastardo. Saggezza del grande essere. Strano, eh? Bene, ragazzi, per adesso noi ci ribecchiamo al prossimo video. Aspettate un attimo, prima vi devo dire una cosa. A noi ci manca, adesso ve lo faccio vedere, il castello di Kynrast. Non è stato nessuno spoiler a dirmelo, ma vi ricordate? Abbiamo preso una cacchio di lettera. Non è qua, chiaramente. La lettera è qua. Se non vado errato. Che cazzo è la lettera di merda? Forse è qua, eccola qua. La convocazione a Kynrast. Praticamente questo qua è la lettera che abbiamo trovato dove c'è la clinica di Josefka. Quindi, come dice, non esitare la carrozza a parte la crucifia di Hamwick. Prima di andare avanti troppo con la storia, perché questo qua praticamente è la storia principale. Da questa parte qui si va verso la storia principale, almeno credo. Vorrei andare qua. Quindi magari nel prossimo episodio andiamo a farci un giretto a Kynrast. Se vediamo che è troppo difficile torniamo qua. Però non penso, perché a pare abbiamo un livello di 87. Quindi insomma magari non è così difficile. Però non so. E niente, ragazzi, ditemi se va bene, se a voi vi va bene così. Insomma, io tanto prenderò già la mia decisione, la prenderò io chiaramente. Però se voi mi dite guarda, per me è meglio che vai avanti con la storia principale, io comunque non voglio saltare nessuna zona. Questo è il mio... Il mio obiettivo è non saltare nessuna zona e quindi nessun boss. Perché tanto in ogni zona siamo sicuri che c'è un boss, quindi... Comunque ragazzi, alla prossima, se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo presto. Alla prossima, ciao!